Sì, grazie, buonasera. Grazie di avermi invitato a parlare in questa occasione e mi rifaccio a partire proprio dall'intervento del generale Alpino, ma che ricomprendono tutti quelli successivi. Partiamo da un punto, dico una cosa ovvia, gli italiani non amano la politica estera. Questo, allo IAI non si ama parlare della storia di lungo periodo, ma negli ultimi 150 anni, quindi un breve periodo storico, gli italiani sostanzialmente non amano la politica estera. Di conseguenza, come corollario, non amano la politica militare che, come abbiamo studiato da ragazzi, della politica estera può essere uno strumento, un'ancella, poi ognuno trovi l'aggettivo che gli piace di più. Non amando queste due cose è chiaro che noi ogni volta ci troviamo nei circoli, diciamo, di iniziati sostanzialmente d'accordo su una serie di temi, su quello che bisognerebbe fare, su come bisognerebbe svolgere le cose, ma poi quando usciamo da questi ambiti, diciamo, di persone che sono interessate a questi temi, abbiamo il vuoto, e mi riferisco anche alle tante polemiche che ci sono state anche sulle missioni recenti del nostro Paese. Non abbiamo probabilmente mai raccontato bene come questa tradizione delle missioni, in realtà, sia delle missioni internazionali, sia appartenga proprio alla natura stessa delle forze armate, proprio in senso storico, a partire perlomeno dal secolo XIX. Quindi riflettevo mentre pensavo a questo tema di oggi che probabilmente qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi, che le forze armate da un lato, l'università dall'altro, anche i parlamentari nel loro modo di svolgere la politica, probabilmente non abbiamo saputo presentare in maniera sufficientemente ragionevole questi temi a un'opinione pubblica più ampia. E quindi questi problemi ai quali si faceva cenno adesso, è chiaro che se non c'è un'opinione pubblica che in qualche modo è attenta e interessata, è chiaro che il lavoro dei politici, dei militari, degli operatori diventa sempre molto più difficile, perché è come se si dovesse combattere su più fronti: da un lato le risorse economiche che diminuiscono e che comunque non ci sono, da un lato l'opinione pubblica, da un lato le difficoltà oggettive, perché io ritengo che l'Italia abbia avuto sempre un problema a definire quello che è il proprio interesse nazionale. Diciamo la verità, qui c'è qualche collega che si occupa di queste cose, come lo faccio io, e è un problema questo. In realtà la politica estera italiana non si è mai definita, e quindi, o perlomeno non si è mai chiaramente definita, e di conseguenza manca poi una definizione saggia della politica militare. Io tutto questo invado il campo dei sociologi, ritengo, perché noi abbiamo avuto l'assenza di un grande progetto. Se non c'è un grande progetto, io ve lo dico anche dall'ottica dell'università, la riforma universitaria di Gentile ha funzionato non perché c'era il fascismo, ma perché c'era un progetto di società, e allora quella riforma si adattava in qualche modo a quella società esistente, a quella che si voleva andare a costruire. Poi, diciamo, nel corso di quest'ultimo 50-60 anni siamo regrediti. Perché? Perché non abbiamo un progetto di società, non sappiamo chi vogliamo formare, come lo vogliamo formare e perché lo vogliamo formare. Non abbiamo un'idea di come deve essere la nostra economia, pubblica, privata, mista, ancora su questo si dibatte. Sapete, è venuto fuori poco tempo fa un discorso che si era fatto agli inizi del Novecento sull'economia mista. Quindi tutto questo poi ha, come dire, una ricaduta a cascata sulla politica militare o la politica di difesa. Le missioni militari hanno avuto un grande ruolo, fatemi dire, perché hanno anche in qualche modo riconciliato una parte, perlomeno consistente, dell'opinione pubblica con i militari. Noi uscivamo da una grande sconfitta, io lo ricordo già negli anni 70, non dico che i militari fossero costretti, come dire, a camminare, a strisciare lungo i muri, ma si erano assunti, non ho mai capito perché, una sorta di responsabilità nella sconfitta, quando quella sconfitta era assolutamente politica, perché era stato segnalato anche da persone non eccezionali, però era stato segnalato che non c'erano le condizioni per sostenere il conflitto. Per uno strano meccanismo quasi religioso, poi le forze armate si sono prese la responsabilità della sconfitta, e quindi anche, come dire, l'avversione dell'opinione pubblica, e quindi l'avversione verso le spese militari. Un altro punto che non siamo riusciti a veicolare è quanto
l'industria finalizzata al, diciamo, alla produzione militare abbia poi avuto una ricaduta sul tutto il resto della produzione industriale del paese. Si è fatto un solo convegno in Italia, una sola relazione del compianto professor Luigi De Rosa, che spiegò negli anni 60, quindi pensate, come qualmente una buona parte dello sviluppo industriale che c'era stato in Italia tra la fine dell'Ottocento e prima del Novecento fosse dovuto proprio alla, diciamo, alla progressione che le forze armate avevano imposto un po' al paese nei processi poi di meccanizzazione, eccetera eccetera. Allora la conclusione di questo mio discorso, che non vuole essere bizzarro, è che è giusto, bisogna ridefinire alcuni aspetti, è necessario che la parte anche giuridica di questi problemi sia ben definita, però c'è anche il problema, ripeto, il dibattito sugli F-35 di questi giorni, perché nessuno ha spiegato a che cosa servono? C'è chi ha detto che sono pessimi come qualità, c'è chi ha detto che costano troppo, ma nessuno si è alzato a spiegare perché a un certo punto è nata l'esigenza di acquistare un certo numero X di aerei, perché è come se ci fosse una separazione, una sorta di muro, e non si facesse trapelare, apparire, spiegare a questa cosiddetta opinione pubblica perché si fanno certe scelte, perché bisogna anche fare degli investimenti. E non è solo quello che è stato detto così, quasi però sottovoce, così lavorano anche le industrie italiane, che sappiamo essere vero, questo lo sappiamo anche nell'aerospaziale, per esempio, che le industrie italiane lavorano in questo settore. Però è sempre come se fosse una cosa quasi nascosta, perché come se fosse una sorta di peccato, non so, mortale, di una cosa non dicibile. Allora, probabilmente se ognuno dovrà fare il suo dovere sarà necessario. Certo, la parte politica è sicuramente quella più importante, perché poi le decisioni si prendono in Parlamento, ha ragione il senatore Latorre quando dice c'è questo problema, la fibrillazione eccetera, ma anche in epoche più stabili, però, perlomeno a mia memoria, non è che i dibattiti su questi temi fossero molto più sviluppati, attenzione, anzi forse oggi abbiamo un vantaggio che tutto sommato probabilmente anche una certa contrapposizione politica, che in molti casi può essere negativa, in questo campo comunque porta a un allargamento, quantomeno una presa di coscienza del problema. Quindi è ovvio che c'è un problema di carattere di scelte politiche, però poi a cascata è pure necessario che ogni componente, ogni soggetto, ogni attore di queste vicende faccia la sua parte. Questo vale per chi definisce la politica estera, vale per i militari, che devono anche fare uno sforzo di presentare quello che si va a fare. Tant'è vero, ci avrete fatto caso tutti, questo poi credo che chi si occupa di stampa come qui alla mia destra, quando ci sono fatti positivi c'è quasi una sorta di esaltazione, se volete spesso irrazionale. Come accade un fatto negativo, subito c'è la caccia alle responsabilità, ne ha fatto cenno prima il generale Alpino, come se andare a fare una missione internazionale, che viene spesso, come dire, paludata con questo concetto di tra virgolette di pace, che molto spesso poi sappiamo che di pace non è, oppure che per imporre la pace pure deve fare delle operazioni di tipo militare, a quel punto, come succede qualche cosa di negativo, diciamo c'è una sorta di ribellione, non nei confronti ovviamente della persona che viene rispettata, del caduto, ma nei confronti della struttura, come se questa struttura fosse fatta da incoscienti e da persone che mandano, diciamo, gli uomini allo sbaraglio. Ora, se non si risolve prima o poi questa sorta di forbice tra questi due mondi, fatemelo dire, è chiaro che sarà sempre un dibattito difficoltoso, ci sarà sempre un problema di destinazione delle risorse. Io direi non oggi, perché oggi il problema delle risorse credo che investa tutto, investe il mondo della scuola, investe la sanità e quindi ovviamente investe anche, ma anche in epoche dove le risorse non erano così drammaticamente esigue, e chiaramente quando si doveva fare una legge, una formula di investimento nel settore militare, doveva essere sempre contrabbandata sotto altre voci, mentre se facevo una legge che aumentava i finanziamenti all'università, alla scuola, in qualche modo avevo consenso, quando dovevo fare una legge verso i militari, non è un problema degli ultimi 50 anni in Italia, perché
l'Italia si è inventata le divisioni binarie, io lo racconto sempre questo, ma insomma significa che abbiamo fatto finta di avere le stesse divisioni degli altri paesi, quindi ripeto, non è un problema dell'attualità. Punto, e vado chiudendo. Sicuramente gli anni della guerra fredda con il grande ombrello Stati Uniti e NATO ci ha diseducati, diciamo la verità, perché a livello così, diciamo, abbastanza diffuso nella collettività c'era l'idea che tanto poi ci sono gli Stati Uniti e ci pensino loro, quindi come se avessimo demandato ad altri la nostra politica di difesa. Quindi se mettiamo insieme questi elementi, da un lato storici, di continuità storica, dall'altro quelli della contemporaneità di questo ultimo mezzo secolo, vediamo che poi il dibattito sulle missioni finisce sempre per essere una sorta di dibattito fuori asse, perché ripeto, prevalgono o aspetti sentimentali e con i sentimenti e le fantasie non si fa né la politica estera né la politica militare, oppure delle posizioni preconcette che non ammettono, e qui avete raccontato alcuni fatti, il bombardiere che va a fare il bombardiere ma non può dire che va a fare il bombardiere ma va a fare un'altra cosa, quindi non sto dicendo, come dire, nulla di inventato, ce l'avete raccontato e molti di noi qua sanno tante altre piccole storie. Se probabilmente facessimo lo sforzo di recuperare invece questa grande tradizione che l'Italia, le forze armate italiane hanno avuto a partire dall'870 fino ai giorni nostri, probabilmente daremmo un contributo in questo senso, perché poi alla fine, decantati gli aspetti più tragici che ogni missione si porta dietro, si può veramente fare un bilancio che non è negativo. Quindi io dico che il dibattito sulle missioni, oltre ad essere fatto negli ambienti ovviamente, logicamente deputati a questo, deve essere però un dibattito, e qui anche i politici dovrebbero aiutarci, perché come per le elezioni europee, quasi nessuno poi parla dei problemi dell'Europa, se ci fate caso, anche le elezioni europee sono tutte girate sul problema, ma nemmeno italiano che già sarebbe, ma sul problema domestico, sul problema nemmeno della regione ma del campanile vicino. Quindi questa sorta di sforzo, se vogliamo pedagogico, dovremmo farlo un po' tutti, proprio per fare un passo avanti, visto che poi abbiamo le competenze, abbiamo le eccellenze, abbiamo le professionalità. Come io dico sempre agli studenti, sarà un caso che da più di un secolo ci chiamano a riorganizzare le forze di polizia? Non sarà un caso, evidentemente qualcuno nel mondo riconosce che i nostri istruttori sono più bravi di altri, altrimenti, diciamo, il mercato ne offre tante di possibilità. Se scelgono gli italiani, evidentemente ci sarà un motivo, non è che negli altri paesi o gli organismi internazionali sono fatti da persone che scelgono a caso. Quindi il problema è però che questo diventi una sorta di patrimonio comune. Questo è un impegno che dovremmo prenderci un po' tutti. Grazie.